Da questo punto di vista, la Regione Emilia-Romagna ci può dare tra l'altro un'esperienza, no, specifica, perché loro hanno costituito uno steering group, che è un comitato direttivo, ecco, previsto peraltro dalla regolamentazione comunitaria per lo sviluppo rurale in materia di valutazione, o meglio, dal quadro comune di monitoraggio e valutazione. E in realtà questa legittima, ecco, lo steering group mi sembra di aver capito che per come voi avete costruito la domanda valutativa e avete in qualche modo anche poi riflettuto sul disegno di valutazione proposto dal valutatore, ecco, di fatto c'è stata questa, lo steering group è stato il luogo di legittimazione delle diverse istanze, ecco, degli stakeholders di cui parlava proprio Liliana. Ci vuoi parlare un po' di questa esperienza, come siete arrivati a formulare una domanda valutativa che è stata specifica nel caso dell'Emilia-Romagna, cioè l'Emilia-Romagna di fatto non si è attenuta a una domanda valutativa comunitaria, al quadro comune di monitoraggio, al questionario valutativo comune, ecco, per il programma di sviluppo rurale, ma bensì è andata oltre formulando una domanda specifica. Quindi di fatto c'è stata questa possibilità, evidentemente, probabilmente nello steering group, di avere questa esplicitazione, no, della domanda degli stakeholders. Ci puoi raccontare un po' la vostra esperienza? Dunque, il nostro steering group è sostanzialmente costituito da esperti di materia e ci serve come supporto tecnico-scientifico al nostro gruppo di valutazione ristretto, diciamo. Quindi la nostra scelta è stata proprio di costituire un gruppo di persone che, soprattutto all'interno della regione, ma anche all'esterno, infatti abbiamo anche dei componenti di INEA, si pongano le domande e siano abituati a lavorare su quegli argomenti, per questo proprio l'impostazione di avere degli esperti di materia. Questo chiaramente è la nostra scelta perché ogni autorità di gestione può regolarsi in base al panorama che ha davanti, insomma. Per noi è importante perché abbiamo una serie di professionalità che riescono a coprire in modo ampio tutto l'approccio multidisciplinare del programma, che è una cosa molto importante, e quindi a esplicitare meglio, da una parte, la parte metodologica, quindi aiutarci col lavoro tecnico-scientifico che fanno quotidianamente a risolvere i problemi, anche spiccioli, ma dall'altra parte un contributo molto importante è proprio quello di esplicitare la domanda, cioè un esperto di lotta integrata che si confronta tutti i giorni con le problematiche sulla normativa e l'applicazione dei fitofarmaci o gli aspetti più tecnici, può dare sicuramente un contributo importante a capire anche quali sono gli aspetti più importanti da tenere in conto per la valutazione. Quindi questa è la nostra impostazione di base, diciamo. Perciò il contributo dello steering group è stato in fase di ex ante nella definizione della domanda di base, quindi del rapporto delle condizioni di valutabilità che ha scritto il valutatore in collaborazione con noi. Ma molto più importante, molto più effettivo, un lavoro proprio ongoing, cioè continuare a lavorare sulla domanda valutativa per risolvere i problemi anche contingenti. Esempio che è successo con un ultimo bando di una misura in una provincia non ha tirato per niente. Grazie anche allo steering group abbiamo cercato di colmare questa lacuna, attivando subito il valutatore per capire che cos'era successo. Quindi, insomma, andare avanti in maniera proprio così continua sul lavoro della valutazione, avvalendoci dell'esperienza dei componenti dello steering group. No, due aspetti in realtà molto interessanti qua sono stati, no, nell'esperienza dell'Emilia-Romagna, almeno ricollegandomi anche a quanto diceva Liliana. Il ruolo dello steering group, che di fatto poi rappresenta una struttura di governance del processo valutativo del PSR dell'Emilia-Romagna. Una governance evidentemente necessaria, no? Perché di fronte alla necessità di esprimere una domanda di valutazione che sia, direi, largamente rappresentativa degli interessi in essere sul programma di sviluppo rurale, è necessario ascoltare diverse voci, è necessario ascoltare diverse voci che peraltro hanno un diverso grado di capacità anche di
comprendere le proprie esigenze, no? Nell'esprimere la domanda valutativa e di interpretare quello che il programma, ciò che possono conoscere, no? Che hanno, che possono avere in restituzione dalla valutazione del programma di sviluppo rurale. E questo evidentemente richiede, ecco, un governo di una moltitudine, ecco, di soggetti, di stakeholders, che probabilmente appunto richiedeva, ecco, l'istituzione di una struttura di governance specifica, nella quale appunto poi gli esperti tematici, almeno per quanto mi è sembrato di capire da quanto hai raccontato tu, ecco, gli esperti tematici di fatto hanno svolto un ruolo di facilitazione nell'emersione della domanda valutativa da parte di questi soggetti di interpretazione? In realtà no. Cioè, nello steering group, nella nostra impostazione, non sono presenti stakeholder come le organizzazioni agricole o le province per la programmazione decentrata e quelli che sono normalmente nel partenariato. Sono proprio solo esperti di materia. Diciamo che la raccolta delle esigenze da parte del partenariato e dei comitati di sorveglianza dove ci sono gli stakeholder la riserviamo più ai momenti formali, diciamo, ecco. Quindi meno lì non c'è la partecipazione di questi soggetti, sono proprio più sul processo tecnico-scientifico di costruzione della valutazione. Quindi è proprio una domanda più tecnica. Esatto. Ok. Quindi non è neanche facilitazione, è proprio espressione della domanda da parte degli esperti vostri, insomma. E poi interessante è stata la necessità che avete evidentemente avvertito voi di dare flessibilità al disegno valutativo. Ongoing, tu mi dici, ecco, avete cambiato pure, no? la domanda, avete riflettuto, ecco, sulla necessità di cambiare il disegno valutativo ed evidentemente in accordo con il vostro valutatore avete, e questo è importante soprattutto per lo sviluppo rurale, dove invece la domanda valutativa è espressa dal questionario valutativo comune e di fatto sembrerebbe quasi non avere molti margini. Quindi se io valutatore, ecco, vado a costruire un disegno valutativo sulla base di quel questionario, di fatto, ecco, potrebbe anche rimanere tendenzialmente fisso lì. Quindi, ecco, questo, la flessibilità della domanda valutativa è molto importante, del disegno, ecco, della valutazione, l'accordo in questo caso, no? Con il valutatore è molto importante. Volevo parlare in particolare sul problema della rilevanza delle domande, soprattutto quelle comunitarie. Un approccio che noi abbiamo dall'inizio è di dare bassissima rilevanza a quelle che, cioè bassissime risorse, diciamo, alle domande che riteniamo siano di bassa rilevanza. Quindi una cosa che forse prima ho detto in modo un po' brutale, il nostro steering group è composto da tecnici, ma noi cerchiamo comunque di mettere in maniera molto pesante le nostre domande valutative all'interno del disegno complessivo della valutazione. Noi abbiamo le attività più rilevanti, sono quelle che servono proprio a capire come stanno andando le nostre linee di intervento prioritario, non quelle che ci chiede la Commissione. Questa è una cosa molto importante. E invece, dal punto di vista della consultazione degli stakeholder, tendiamo ad essere più a raccogliere noi che siamo il gruppo che segue la valutazione proprio all'interno dell'amministrazione, a raccogliere noi un po' le istanze degli stakeholder e le domande regionali. Ma un problema che rileviamo è sicuramente nell'avere una buona consultazione con gli stakeholder. Soprattutto il problema nel caso dello sviluppo rurale è raccogliere le istanze degli agricoltori, cioè quelli che stanno veramente sul territorio. Quando le istanze degli stakeholder vengono mediate dalle organizzazioni, ci rendiamo conto che molte volte non riusciamo ad avere un ritorno preciso dei problemi che ci sono in campo, proprio quelli pratici.